Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Fatti e Dintorni. Parliamo di Battipaglia questa settimana, parliamo delle novità di cui in questi ultimi giorni si è spesso sentito appunto parlare. Parliamone con un consigliere comunale, questa volta d'opposizione, perfetta par condicio, Alessio Cairone, benvenuto, capogruppo di Battipaglia Libera, ben ritrovato. Sì, grazie, grazie a te per l'invito, è sempre un piacere ritornare qui a fare quattro chiacchiere con te. Bene, allora Alessio, insomma era un po' che non ci vedevamo, abbiamo un po' lasciato passare, scorrere le vacanze di Natale, ma i problemi purtroppo non vanno in vacanza, a maggior ragione a Battipaglia dove l'attenzione è sempre molto alta, devo dire, sotto il punto di vista soprattutto ambientale, ed è proprio da qui che partiamo. Partiamo dalla società Alba, che ha vissuto nel corso degli anni talmente tanti cambiamenti, nuove configurazioni, nuovi direttori, presidenti, insomma responsabili, referenti, abbiamo visto davvero tanto. Quello che però che è certo è che ci sono oltre 100 dipendenti che sono col fiato sospeso per capire che cosa accadrà, certo. Se non subito, fra qualche tempo, ma cosa succederà a questa società. Allora, ripercorriamo un attimo i vari step. Sì, allora, come ben detto, purtroppo questo è un problema che attanaglia un po' tutta la città, non solo i lavoratori, perché è chiaro che non solo loro sono un po' col fiato sul collo, ma tutta la città è in attesa di capire cosa succederà. Ieri ovviamente sappiamo benissimo che ci sono problemi ad Alba che vengono da lontano, ormai sono praticamente oltre 10 anni che si trascina diversi debiti. Comunque ieri c'è stato un ennesimo tavolo tecnico al Comune, si è partiti nel 2019, inizio 2019, da una situazione debitoria davvero disastrosa, con un bilancio chiuso in passivo, con molte perdite, molti debiti, e quindi all'epoca si parlava di messa in liquidazione o di ricapitalizzazione, e l'amministrazione bene fece, secondo me, ovviamente a cambiare la dirigenza, un nuovo amministratore, l'ingegnere Palmelino Belardo. Poi si era rivolta allo studio Pozzoli per una relazione, per un nuovo piano di recupero della società. Attraverso i tavoli tecnici con l'RSU, con i sindacati, ai quali hanno partecipato anche gli stessi lavoratori, la parte politica, maggioranza che ovviamente dettava le linee, e comunque anche noi dall'opposizione sempre lì vigili a quello che succedeva. E si era partiti, come ti dicevo, da un disastro praticamente. Poi nel 2019, grazie all'ottimo lavoro dell'amministratore e grazie ai sacrifici, perché poi bisogna dirlo e riconoscerlo, dei lavoratori, di tutti i lavoratori, e grazie anche comunque alla città di Battipaglia che in determinati momenti ha superato ancora una volta una crisi, ricordiamo comunque che c'erano stati delle agitazioni e quindi la spazzatura che non veniva raccolta, e la città comunque ha superato anche quei momenti, quindi il grazie va a tutti per l'impegno e per il risultato raggiunto, ovvero nel 2019 Alba chiude un bilancio pare con un attivo quasi di 200.000 euro.
Quindi questo farebbe poi ben sperare per il futuro di questa società. Però nel tavolo tecnico di ieri è uscito che nonostante questo attivo di Alba di 200.000 euro, pare che l'amministrazione voglia mettere in liquidazione la società, perché sia il dirigente dell'ufficio ragioneria, sia anche i revisori dei conti hanno dato parere negativo per una ricapitalizzazione e quindi di conseguenza una liquidazione, la messa in liquidazione della società. Francamente, da tutto quello che ne è uscito ieri, un tavolo tecnico da una parte propositivo, ma grazie all'RSU e ai sindacati presenti, dall'altro molto carente, perché a mio avviso si è delineata, anche se ovviamente non c'era bisogno del tavolo tecnico di ieri, però credo che ieri sia stata la ciliegina sulla torta, è stata delineata l'assenza della politica battipagliese, l'assenza dell'amministrazione. Ci sarebbero dovute essere persone insomma, dell'amministrazione, guarda, non la sindaca, perché era no, la sindaca è l'unica giustificata, anzi le sono vicino in questo momento, per l'amor di Dio. Però è un problema molto serio. Ieri si parlava della vita di 100 operai, di 100 famiglie, non si scherza con queste cose. E quindi, quantomeno l'assessore al bilancio e l'assessore, nonché vice sindaco, con delega alle partecipate, alle municipalizzate, dovevano essere lì al fianco dei lavoratori e far capire soprattutto ai lavoratori qual è la linea che vuole dettare l'amministrazione su questo. Erano presenti due consiglieri di maggioranza, un assessore, ma che comunque non ha le deleghe, né le deleghe specifiche, e a gestire il tavolo tecnico c'era il Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere una figura super partes, dovrebbe essere quello che in Consiglio Comunale deve essere anche il mio garante, il garante dell'opposizione, mentre lì era ieri a parlare a nome della maggioranza. È come se al Ministero, a un tavolo di concertazione di un'azienda per una crisi aziendale, si presenta Roberto Fico. Tutto bene, ma ci vuole... Non dovrebbe esserci lui. Quindi si è delineata l'assenza della politica e quindi di fatto è stato un tavolo tecnico che poi alla fine si è concluso ascoltando le ragioni della società, ma poi di fatto senza capire l'amministrazione cosa vuole fare, se non prendere ulteriore tempo. E lo dimostra la mail che è arrivata oggi dal Comune: bisognava fare il Consiglio Comunale il 21 gennaio, è stato posticipato in prima convocazione al 24 gennaio perché gli atti deliberativi non erano pronti. Quindi di fatto stanno ancora capendo e cercando di capire cosa devono fare di questa società. Beh, resta il fatto che sicuramente qui vediamo un momento dell'incontro, della manifestazione, sicuramente va rimodulata, cioè in qualche modo sì. Alba, adesso non esprimo parere perché non è dentro nella questione, però sicuramente la prima cosa è quella della tutela dei lavoratori. Assolutamente. Questo sicuramente, anche perché al di là insomma delle polemiche, no, che ci sono anche state in passato su quanto lavorassero, come lavorassero, eccetera, eccetera, sì. Magari rivediamo un po' il tutto. Ma indubbiamente, ma sicuramente Alba non è una società che va messa in liquidazione, per quanto mi riguarda, e lo ribadirò convintamente in Consiglio Comunale, io voterò contro la liquidazione, ma io sono tra coloro che vorrebbero il rilancio della società. E tant'è che, guarda, rifacendomi allo studio Pozzoli e all'ottimo lavoro dell'amministratore, ha messo su un piano spettacolare, un piano che da qui ai prossimi anni può rilanciare realmente la società. Guardate, è un paradosso, Alba sono 20 anni da quando è nata, che chiude sempre in passivo e non è mai stato fatto nulla. Nel 2019, nel quale si iniziano a vedere i frutti, nel quale è l'unico anno che chiude il bilancio in attivo, che facciamo? Parliamo di liquidazione. È un paradosso. Tra l'altro, momento in cui c'è anche assenza dell'assessore, perché fino a qualche tempo fa, non so se era l'assessore all'ambiente il referente di Alba o il vice sindaco. No, guarda, se ricordi inizialmente, inizio legislatura, ah, beh, sì. C'era l'assessore Onnembo che saluta, sì, sì, poi lui andò via. Deleghe che, se non sbaglio, le trattenne la sindaca, il sindaco, e poi adesso attualmente sono deleghe del vice sindaco, quindi esiste l'assessore. Ma, che però era assente. Che ieri. Però ieri era assente. E detto questo, ti ripeto, allora, Alba va rilanciata, sicuramente se c'è qualcuno,
poi ritorniamo ai discorsi soliti, che vuole fare il lavativo, deve andare a casa, ma per colpa sua non si può penalizzare un'intera società, anche perché è vero, Alba si porta con sé, perché poi uno le cose le deve raccontare a 360 gradi, diversi debiti, diversi milioni di euro di debiti, ma che sono debiti che innanzitutto vengono da lontano, dal 2008-2009, quindi bisognerebbe andare a capire perché sono stati fatti quei debiti e chi li ha prodotti. Ma detto questo, su questi 4 milioni di euro circa di debiti che si porta alla società, 3 sono stati già dilazionati e nel 2019 il nuovo amministratore ha anche pagato 2 rate di questo debito e nonostante tutto c'era la società chiude in attivo di 200.000 euro. Se poi, come era previsto nel piano Pozzoli, si porta all'interno, perché la società oggi gestisce il verde pubblico, la pubblica illuminazione, la raccolta dei rifiuti, viene inglobato all'interno della società anche il servizio dei parcheggi, quindi tutta un'altra serie di cose che sono stimate, solamente il servizio dei parcheggi è stimato per 300.000 euro l'anno, quindi sarebbero ulteriori introiti nella società, quindi una società che potrebbe essere rilanciata e perché no creare anche della nuova occupazione. Cioè quest'anno, ti ripeto, siamo al paradosso. Magari ci proveremo a sentirlo il vice sindaco, insomma, colui che è appunto delegato ad Alba, così magari cerchiamo di capire perché dall'altro lato invece c'è questa intenzione. Magari ci sono delle altre. Devo dire, guarda, anche a Deboli, la Multiservizi aveva insomma accumulato debiti su debiti, poi è stata praticamente messa in liquidazione e devo dire che i dipendenti, quasi nessuno, pochi sono stati ricollocati. Quindi è la paura. Sempre un problema quando si va a chiudere, laddove però effettivamente è in perdita, capisco che magari non ci sono altre esigenze, perché non è giusto che debbano pagare. Ma guarda, assolutamente. Però, guarda, allora, se la situazione di Alba fosse rimasta la stessa di quella del 2018-2017, ossia con bilanci chiusi sempre in passivo, io stasera non ero qui a dire cerchiamo di salvare la società, anzi cercavo di dire ormai è un servizio che va esternalizzato, cerchiamo di salvaguardare i posti di lavoro, ma noi oggi siamo qui, se dovesse essere messa in liquidazione, secondo me penalizziamo anche la società, penalizziamo anche la città, scusami, perché andiamo a chiudere un bene pubblico per dare un servizio ad un privato, che parliamoci chiaro, un calcolo così velocissimo, oggi la raccolta dei rifiuti, ti faccio un esempio, costa 1 milione di euro, esempio, ovviamente è molto di più, ma siccome è una società del comune che non ha l'obbligo di creare guadagni, ma che dovrebbe chiudere quantomeno un bilancio in pari, quel 1 milione di euro lo spende tutti in servizi. Se dovesse essere dato all'esterno la raccolta dei rifiuti, il verde pubblico, la pubblica illuminazione, ci devono essere dei margini, quindi quel 1 milione di euro devono portare almeno un 10% di guadagno nella società, quindi non offriranno più servizi per 1 milione di euro, ma per 900.000 euro e a pagare siamo sempre noi. No, ma su questo siamo d'accordo, sentiremo l'altra campana ovviamente. Senti, questo avvicendamento invece della giunta, degli assessori, di Carolina Vicinanza, in effetti ne avevamo parlato già tanto tempo fa, poi come se le dimissioni fossero state in qualche modo congelate e poi insomma sono venute fuori dopo Natale. Come la leggi, considerando che siamo a un anno e mezzo dalle prossime elezioni? Premesso che il bello della politica è quello di saper aspettare. Io ricordo che anni fa l'attuale sindaco, all'epoca consigliere comunale di opposizione, si rivolgeva nei confronti dell'ex sindaco Santo Mauro come una giunta con le porte scorrevoli, assessori che entravano e uscivano. Certo. Lei nel momento in cui fosse diventata sindaco non avrebbe mai fatto una cosa del genere. E che comunque ci stiamo rendendo conto che non è proprio così. Beh, sai, prima di diventarlo magari... E perciò ti dico, guarda, a volte è anche per questo che poi i cittadini si allontanano dalla politica, a volte appunto è meglio tacere o quantomeno fare delle promesse che si sa che uno poi riesce a mantenere. È inutile promettere il mondo e la luna quando poi si sa che in fondo non si riuscirà
a mantenere questa promessa. Detto questo, beh, che penso dell'assessore vicinanza? No, appunto, dell'avvicendamento, nel caso dell'assessore vicinanza forse, non so, una professionista sicuramente. Ma guarda, nulla da ridire sul punto di vista professionale. Io all'assessore avevo consigliato di dimettersi mesi fa, tra l'altro io lo consigliai anche pubblicamente in un consiglio comunale monotematico sull'ambiente, dove praticamente divento il capo espiatorio di tutti. E io gli dissi appunto di alzarsi e andare a dimettersi in quel preciso istante. Lei ha mantenuto le deleghe per qualche altro mese. Chiaro che sull'ambiente andrebbe fatto tanto. E poi soprattutto, guarda, adesso però il sindaco deve mantenere una parola, ma questa non è una promessa. Siccome io sono stufo di andare in consiglio comunale, votare e chiudere le delibere votate ed approvate nei cassetti, ce ne sono tante, ci sono anche tante mie iniziative che dormono nei cassetti, mi auguro per il bene della città che anche questa volta non sia, che questa volta non sia così, e ti spiego. In questo consiglio comunale monotematico sull'ambiente, se ricordi, noi votammo tra i vari punti che nel momento in cui ci fosse stata le dimissioni dell'assessore all'ambiente, nel momento in cui l'assessore all'ambiente si fosse dimesso, a quel punto il nuovo assessore doveva essere scelto tra i comitati e nominato dal sindaco. E quindi questa cosa non è stata una promessa fatta in televisione, in un tavolo tecnico. Questo per esempio è stato uno dei momenti più insomma delicati, no? Di quando... eccolo lì, quello... guardiamo Antonio, era un momento molto molto delicato. Eh sì, quello sì. Non si riusciva a riprendere, diciamo, la parola all'interno del consiglio, con quell'intervento di Antonio da brividi, sì. Vabbè. Il quale, insomma, ringrazio e saluto, e anche col suo impegno, insomma. E quindi ti ripeto, in quel consiglio comunale venne votato da tutti questo documento che prevedeva appunto la nomina del prossimo assessore all'ambiente da parte dei comitati. Io mi auguro che il sindaco mantenga questa, non parola, perché ti ripeto, è un atto deliberativo, quindi io mi auguro che venga mantenuto, altrimenti poi vedremo come muoverci, insomma. Però è chiaro che sarebbe una scortesia al Consiglio Comunale e quindi poi di fatto all'intera città. Facciamo un passaggio invece puramente politico. Sì. È chiaro che insomma, è evidente ormai da un paio d'anni che soprattutto sui territori, e quindi parliamo nell'ambito dei comuni e anche delle elezioni comunali, come se ci fosse un'assenza non tanto della politica, ma di coloro che si avvicinano alla politica. Sì. Cioè, abbiamo detto altre volte, c'è, cioè, disillusione, no? E più si va avanti in questi governi, più effettivamente la disillusione aumenta. Poco è cambiato anche con questo accordo, insomma, bilaterale a livello nazionale, e anzi forse è peggiorata ancora di più. Sì. Quelli che erano i seguaci del Movimento 5 Stelle si stanno anche loro un po' in qualche modo ricredendo, in parte. Quelli del PD con questo accordo ancora di più, insomma, non si è capito, non si capisce più nulla. Insomma, la politica, secondo te, tu che sei giovane, ho considerato tale, perché poi in realtà i tuoi 30 anni ce l'hai. No. Non ce l'hai, eh? 28 tra qualche mese. Vabbè, quindi... sono sempre 28, li ho aumentati. Sono ancora giovane. Sei giovanissimo, non giovane, giovanissimo. Allora, guarda, ma la colpa è nostra, non possiamo prendercela con nessuno. Nostra che intendi? Nostra mi ci voglio mettere dentro come anche io. Come classe politica. Come classe politica, è chiaro che non credo di avere già questa colpa. Altrimenti sarei già un vecchio. No, insomma, non hai rivestito incarichi nazionali ancora. Però guarda, partendo dal basso, da quello che poi è quello che realmente dovrebbe far avvicinare i cittadini alla politica, quindi la classe dirigente a livello comunale, ritornando al discorso di prima, se vengono fatte promesse, viene promesso il mondo in campagna elettorale, in cambio di un voto, ed è
normale che poi queste promesse non possano essere mantenute. È chiaro che il risultato è quello che le persone si allontanano dalla politica e da quel personaggio. Qui ognuno di noi può aver mancato in qualcosa e certo. Di questo io ne sono consapevole e me ne scuso quotidianamente con tutti i miei amici prima che essere dei miei elettori, perché è chiaro che i vari impegni casomai ti portano a venir meno un attimino a delle relazioni, nel senso che un attimo gli impegni di lavoro, la famiglia e una serie di cose, è chiaro che ti portano a poterti ritagliare meno tempo nelle relazioni, però questo non vuol dire che quando c'è bisogno di me, in questo caso, basta una telefonata e io corro. Sicuramente anche io avrò disatteso le aspettative di qualcuno, però io non ho mai promesso nulla, perché io la penso così. Io sono uno di quelli che ha iniziato non a un anno dalle elezioni per cercare di avere un bottino elettorale più forte, ma a 4 anni dalle elezioni, quindi a un anno dopo la prima elezione, il tour nei quartieri. Cioè, io sono andato nei quartieri, sto continuando a girare i quartieri e riprenderò, perché ovviamente per le festività natalizie ci eravamo fermati un attimo. Riprenderò con il mio gruppo, con i ragazzi che da sempre condividono con me questo percorso politico. E andiamo nei quartieri a fare un qualcosa di diverso rispetto ai comizi. Noi andiamo lì, ci sediamo, salutiamo, introduciamo e a parlare sono i cittadini. Però stai un attimo sfuggendo alla domanda. E ritorniamo alla... Quindi è verissimo, tu dici bisogna tornare sui territori, bisogna ascoltare. Per riagganciarmi bisogna ritornare sui territori e ascoltare le esigenze dei cittadini. Perché io quando meno ti dico, io oggi vengo in questo quartiere, in questa sezione, chiamiamola come vogliamo, ad ascoltare i tuoi problemi, a farmi carico dei tuoi problemi. Non posso prometterti che domani riuscirò a risolverti il problema, ma posso prometterti che potrai contare sempre su di me, sul mio appoggio e sul mio sostegno. E questo è quello che manca oggi. Io ero uno di quelli, e sono uno di quelli, che era ed è molto scettico anche sull'accordo che è stato fatto a livello nazionale, cara Rosaria. Noi, come PD, come centrosinistra, alle elezioni dello scorso anno, abbiamo perso. I cittadini hanno detto, caro Partito Democratico, devi andare a fare l'opposizione. Non hanno detto, caro Partito Democratico, vai a formare un governo con il Movimento 5 Stelle. Fermo restando che non c'è nulla di illegittimo in quello che è stato fatto, perché ovviamente lo permette la Costituzione, certo, un po' come era stato anche l'accordo del governo giallo-verde, che io neanche ho condiviso, ma perché io sono uno di quelli che se avessi dovuto fare un accordo col Movimento mi sarei presentato agli elettori insieme al Movimento e non distaccati, vomitandoci addosso di tutto e poi andarci insieme. È una cosa che fa ribrezzo a tutti. Partendo da noi addetti ai lavori. Come la vedi adesso? Come lo vedi questo percorso che ci porterà alle regionali a breve? Adesso siamo appunto sotto l'egida del presidente De Luca, sì, che immagino si ricandidi, anche se insomma ci sono tante voci, ma immagino lui si ricandiderà col PD. E insomma battipaglia è complicata da questo punto di vista. Allora, e per concluderti però un attimo il discorso di prima, altrimenti vai, lascio detto tutto questo, poi ovviamente nei meriti, in quello che il governo fa e tutto, ovviamente non entriamo, però questo, certo, non significa che qualcosa di buono non lo stanno realizzando, e attenzione, anzi, però io credo che le modalità siano sbagliate, tutto qua. Arrivando alle regionali, beh, che dire, io nel 2015 ho sostenuto fortemente, ho creduto fortemente nel presidente De Luca. Sono sicuro e sono convinto che ha fatto tanto per la regione Campania, per la sanità, per la provincia di Salerno, però ha fatto davvero tanto, come sono ovviamente ancora più sicuro che è stato fatto davvero poco per la nostra città. Ah, quindi questo lo riconosci? Questo lo riconosco, ma guarda, Maria Rosa, a volte va a succedere, no, che uno deve essere anche serio
e deve poter riconoscere gli errori, anche se vengono fatti dagli amici, perché altrimenti poi si rischia di ritornare a quella politica della quale parlavamo prima, che non fa altro che allontanare le persone dalla vita stessa politica. Io lo riconosco, sono stati fatti tanti errori, ma il problema è sempre lo stesso, non si ascoltano i territori. Bastava ascoltare qualcuno, non dico io che sono l'ultimo fesso, ma bastava ascoltare qualche personaggio sicuramente più autorevole di me, bastava ascoltare qualche cittadino, bastava avere qui qualche volta qualche consigliere regionale e fargli capire quello che realmente sta succedendo sulla questione rifiuti, che è totalmente sfuggita di mano ormai. Giusto o sbagliato, è totalmente sfuggita di mano. Quando all'inizio si parlava, quando è partito tutto, se ricordi, dell'ampliamento dell'impianto di compostaggio e via dicendo, che poi è partito tutto da lì. Sì, lo ricordo, certo. Si poteva benissimo, la regione poteva benissimo organizzare un incontro anche politico, perché caspita, facciamo parte dello stesso partito, un incontro dove incontravate i referenti del territorio, per territorio non dico solo Battipaglia, anche territori limitrofi. Ovviamente in questo momento parlo per me, poi non so gli altri come la pensano. È chiaro, è certo. Bastava incontrarci un attimo e dire: cari amministratori locali, cari esponenti del partito, cari cittadini, chiamateci come caspita volete, sta succedendo questo, questo e questo. Fate una cosa, ritornate sui territori, ascoltate un attimo le esigenze e cerchiamo di non far sfuggire la cosa di mano, cerchiamo di realizzare insieme qualcosa. Tutto questo non è stato fatto. E oggi da chi lo vogliono? Cioè, detto francamente, ma io, ti ripeto, riconosco l'ottimo lavoro fatto su determinate cose, ma non posso non riconoscere l'abbandono che c'è stato nella nostra città. Ma da parte vostra un passo nei loro confronti c'è stato? Cioè, voi avete provato a chiedere a Bonavitacolo, al PD, a De Luca, allora, a Vincenzo Luciano, insomma, un incontro? Cioè, siete riusciti in qualche modo ad avvicinarvi? Oppure non vanno calcolato manco a voi? Allora, io, Alessio Cairone, più volte ha cercato di comunque di incontrare qualcuno, di cercare di capire, in qualità di consigliere comunale, oltre che compagni di partito, diciamo, militante, anche perché io ad oggi, fatto eccezione del, oltre ad essere nel direttivo regionale del Partito Democratico, che non si è mai riunito neanche una volta, non ho nessun altro incarico, quindi ma calcola che ne faccio parte indubbiamente, ma non sono andato lì come esponente di partito, ma come amministratore locale. Ma ovviamente ad oggi non ho incontrato nessuno. Okay. Ci siamo visti per discutere di altri problemi, alcune soluzioni sono state portate a casa, però sul problema ambiente purtroppo, oltre agli incontri che so che ha avuto qualche assessore regionale con l'amministrazione, a qualcuno presente anche noi, ma era... Sì, okay. Era un tavolo dove poi alla fine si era già arrivati ad una soluzione. Allora, Alessio, ora arriveranno le telefonate. Arrivano le telefonate oggi, è come al discorso di dire: io sono partito 4 anni fa per andare nei quartieri, no, 6 mesi prima delle elezioni. Tu oggi mi chiami per dirmi che sei candidato. Marzo, aprile, maggio, 4 mesi sono. Lo so che sei candidato, vieni qua. Io non ho mai chiesto per niente per me alla politica. E mai lo chiederò, non ho chiesto un incarico, non ricopro nessun incarico a livello politico, ho il mio lavoro e faccio il consigliere comunale che mi hanno detto i cittadini di andare a fare. Punto. E basta, non ho nessun incarico, quindi non devo nascondermi dietro a niente e dietro a nessuno, che poi la cosa più bella in politica è essere liberi e poter dire quello che si per pensa. Per quanto è possibile, insomma, è difficile, perché è chiaro che se si fa parte di una squadra bisogna tendere sempre comunque a difendere. Ma io infatti però... io ti dico, detto tutto questo, aver riconosciuto i tanti meriti del presidente e dell'amministrazione della giunta regionale su determinati punti, guarda la sanità, è uscita da un commissariamento dopo anni, non l'ha fatto Alessio Cairone. Certo. E va riconosciuto, è da stupidi non riconoscerlo, va riconosciuto. Come però va appunto riconosciuto che su determinate cose c'è stata l'assenza. Quindi io ti dico... Vieni qua, vieni oggi però, no 15 giorni prima delle elezioni. Ah certo, vieni non oggi. Vieni almeno a 4 mesi. Vieni oggi, non venire a promettere niente a me perché io non voglio niente, né per me né per il mio gruppo, io voglio qualcosa per la città. Vieni qua,
mettiamo nero su bianco un qualcosa che però non deve partire a maggio 2020, ma che parte il giorno dopo che tu sei andato via da Battivaglia, in modo tale che io, Alessio Cairone, posso andare dai cittadini a dire: guardate, è vero, è sotto gli occhi di tutti, ci sono stati questi problemi, però è stato preso anche questo impegno e lo stanno già iniziando a rispettare. Continuiamo a dargli fiducia. Allora io sono pronto a farlo. Ma come poi ovviamente ti dico, è chiaro che dall'altra parte, non è che io ti dico non voto De Luca perché vado a votare a Caldoro, assolutamente, anche perché, parliamoci chiaro, Battipaglia paga un prezzo altissimo che ne viene comunque da, soprattutto anche dalla gestione dei rifiuti di Caldoro, cioè non è che alla Stanni Santi, anzi, non mi sognerei mai di andare a sostenere quelle persone. Loro hanno fallito. Beh, però, per me... Sì, però De Luca ha avuto 5 anni per poter mettere a posto le cose, se è come dici tu, no? Sì. Cioè, sono passati okay. 5 anni. Ma infatti io ti sto dicendo, non lo difendo no, al chiaro, 100% di tutto, però non ti posso dire che è stato un cattivo amministratore come su tante cose. Cosa, quindi, certo. Perciò ti dico, vieni oggi, vieni a parlare alla città, vieni a prendere un impegno, anche con me, se non lo vuoi prendere con me, prendilo direttamente con la città, inizia a risolvere già qualcosa. Allora a quel punto non ci, tutto è risolvibile. Insomma. Benissimo, allora Alessio, noi ci ridiamo appuntamento adesso a breve, perché è chiaro che ci sono un po' di cose da verificare, anche perché appunto questa è un'elezione importante, questa delle prossime regionali. Ad Eboli si vota anche il sindaco, quindi si tratta veramente di periodi abbastanza intensi e belli frizzanti, quindi cercheremo di essere sul pezzo sempre, anche pure per avere una visione diversa. Quindi ti ringraziamo, cerchiamo di essere sul pezzo anche per quanto riguarda Alba, cerchiamo di capire, allora, cerchiamo di sentire il vice sindaco, magari no, abbiamo un'altra. Io su Alba ieri all'interno del tavolo non sono intervenuto perché appunto poi si entrava troppo nel politico e poco sul tecnico, quindi ovviamente la mia voce la farò sentire all'interno del Consiglio comunale, mi auguro che lì si presentino. Beh, sono certa che sì, insomma, quindi ne parleremo lì. Dovrebbe essere adesso? Il 24. Il 24, quindi venerdì prossimo, sì. L'altro venerdì, insomma, non dopodomani, l'altro venerdì. Allora, grazie ad Alessio Cairone, seguiremo anche questo percorso nei quartieri, perché tu sai che noi quartieri ci interessano sempre. Sì, certo. Molto, e ringraziamo ovviamente voi per averci seguiti. Vi ricordo punto 7 venerdì dopo il TG delle 13, perché andremo a ripercorrere la settimana con i fatti più salienti in diretta, quindi potrete commentare e potrete partecipare. Grazie per averci seguiti anche oggi. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.